Bene, abbiamo già aperto Iris, che è stato settato in formato FIT. Chiaramente dobbiamo ricordarci di comunque tenere le immagini in RAW, semplicemente perché ci possono servire per il futuro. Abbiamo inquadrato in questo senso il campo del pianeta extrasolare in questione. Abbiamo già fatto magari la prima posa di 60 secondi, diciamo così, con un fuoco ad occhio in questo caso. Andiamo a riquadrare la stella in questione e andiamo a misurare in questo senso gli ADU della stella stessa. Misurata gli ADU, chiaramente non dovremo toccare i tempi perché abbiamo già detto che non possono essere inferiori ai 60 secondi, dovremo anche lasciare chiaramente fermi anche gli ISO, per cui 400 ISO e 60 secondi di tempo. Dovremo andare solo a giocare sul fatto della sfocatura della stella in questione. Allora, il campo è quella di AP6 che sarà in transito nei prossimi giorni, poi vedremo. Se noi la facciamo anche noi, cosa poi lo utilizzeremo come tempi di esposizione. Bene, naturalmente dovremo alla fine poi ottenere sia i dark, i flat, i bias. Per i flat avremo in successione, cioè dopo, vedremo come andarli ad acquisire direttamente da macchina fotografica. Allora, un'operazione molto importante, il flat field, come lo facciamo noi? Allora, noi cosa abbiamo studiato? Niente, poi in realtà. Abbiamo preso un pannello da diapositive, l'abbiamo messo sopra un cavalletto in modo che il telescopio lo possa inquadrare, dopodiché abbiamo acquistato due treppiedi con quattro lampade alogene che possono illuminare uniformemente più o meno lo schermo. Dopodiché, con il programma di gestione del proprio pur e semplice della fotocamera, vado a prendere delle immagini singole per andare a stabilire qual è l'esposizione migliore, vediamo il grafico qua in questo caso, per ottenere un grafico appunto che il picco sia medio, cioè quello centrale. La prima immagine che ho ripreso da utilizzare come flat field mi dice che a un 200esimo di secondo sono leggermente sottoesposto. Ne riprendo un'altra a 160, con un 160esimo e anche questo è leggermente sottoesposto. Quindi ne prendo un ulteriore ancora che è un 125 millisecondi e vedo che sono esattamente con l'istogramma al centro fra sottoesposizione e sovraesposizione. Bene, allora di queste immagini con lo stesso tempo, visto che tanto non vario niente, la luminosità è costante, per cui posso fidarmi tranquillamente, prendo il più possibile flat, cioè immagini bianche da utilizzare poi per il processamento delle immagini del transito che andrò a fare il prossimo. Qual è il transito di Gilberto, non mi ricordo adesso, Il 4 il novembre. 4 di novembre. Bene, naturalmente non mi basta solo il flat, come abbiamo già detto anche prima, dovrò prendere anche delle immagini dark con lo stesso tempo di esposizione che ho utilizzato quando ho fotografato il pianeta in questione e l'immagine di bias che è fatta con il tempo più rapido della macchina fotografica in questione, che è un 4 millesimo. Bene, abbiamo allora ripreso tutte le immagini che servono del transito, chiaramente qui siamo nell'ordine delle 3 ore circa. Abbiamo utilizzato Iris nel suo formato originale e abbiamo utilizzato la tecnica di Christian Buhl della fotometria d'apertura. Dopodiché, misurato con le stelle di confronto che abbiamo in tabella, il risultato del grafico lo possiamo vedere molto bene, vediamo la caduta di luce qui proprio nel centro del transito, dopodiché la risalita
che è un po' disperso semplicemente perché non avevamo tenuto conto appunto della rifrazione che andava verso il tramonto, in questo caso XO2B, comunque è abbastanza evidente, possiamo vedere benissimo al piede in entrata la discesa del transito, dopodiché piano piano di nuovo la risalita e la fine del transito. Questo è stato ottenuto semplicemente con una reflex digitale, del costo diciamo oggi di quasi 900 euro, anche meno tranquillamente, ormai oggi costano quasi più niente. Possiamo utilizzare, vedete benissimo, una macchina fotografica non solo per fare foto normali, cioè di paesaggi, ma facciamo anche qualche studio un po' diverso, per divertimento.